ci sono moltissimi tipi di auto al mondo particolari. Ci sono le auto in serie limitata, ci sono le auto costruite da piccole aziende e poi ci siamo noi poveri cristi che lavoriamo le macchine sperando di riuscire a portarla a casa col libretto. E poi c'è lei. Una Clio 1008 del 1994 che se ne sbatte altamente la ciolla di qualsiasi posto di blocco. Siamo di fronte ad un esemplare unico, immatricolato in Italia nel 2017, che ha scritto sul libretto Rollbar, sedili monoscocca e dimensioni modificate. È una cosa incredibile, signori. Ho il libretto in mano, è proprio vero, quest'auto può girare così. In più, è stata anche bancata, e qui ho la bancata dimostrativa, con 176 cavalli, .7, quindi quasi 177 a 7256 giri. Quindi anche di motore siamo messi molto bene. È stata costruita in Germania per correre nel campionato Gruppo N ed ha fatto qualche gara nel nord Italia. Poi, quando è stata acquistata da un italiano, la motorizzazione, previo collaudo, ha riportato tutto a libretto. Inoltre, questa Clio 1008 ha il cambio ravvicinato, sincronizzato e l'autobloccante. Insomma, l'avete capito? Questa è una vera auto da rally messa su strada, che può girare tranquillamente. Beh, io non posso solo provarla, devo sapere. Quindi chiamiamo qui il proprietario. Eccolo. Eccomi, ciao Samuele, Ciao bello, ciao, come ciao, stai? tutto bene, Porca tutto troia. bene. Buon Mi divertimento. devi dire dove l'hai trovata. Allora, girando su internet, su subito.it, mi sono messo appunto a cercare un'auto particolare. Girando tra gli annunci ho trovato quest'auto qua, a Torino, di un ragazzo che corre nel campionato turismo, che ha varie auto. E appunto ce l'aveva in vendita, sono andato su a provarla per curiosità. All'inizio è stata curiosità, sempre Ma per c'è la curiosità, curiosità. perché volevo appunto vedere come guidare un'auto da rally su strada. Diciamo, mi sono fatto fare un giro, sia diciamo da navigatore, sia l'ho provata ed è stato veramente emozionante. Poi ha fatto il bonifico. E poi ho fatto il bonifico perché non avevo mai sentito. Senti, ma come ci si sente nel traffico? Cioè, perché adesso oggi noi la proveremo qua nei passi, ma non la proveremo nel traffico. Com'è girare, andare a fare la spesa con un'auto con rollbar? Beh, andare a fare la spesa bene perché dietro non essendoci i sedili ci sta molto a spesa. Quindi per andare a fare la spesa è l'ideale. Però no, diciamo che girare su strada è bello, a parte che ti guardano tutti perché comunque è una macchina particolare, si vede che ha rollbar, In più con le guida grafiche nuove che hai particolare, con le messo, grafiche non passi di certo inosservato. inosservato. Fa il suo rumore, può Il dare classico fastidio, fischio classico meraviglioso fischio. che non vedo l'ora di farvi sentire. Poi è Che bassa, quindi chiaramente bisogna stare attenti sui dossi. certo, è la classica auto da preparata su, Qual solo che in più tu hai sto cazzo di rollbar che tutti noi è? Il sedile, sogniamo tutto che. e che non vedo l'ora di spiegarvi. Qual è la sensazione che ti dà un rollbar su strada? Vabbè, diciamo che ti senti un po' più sicuro perché hai una gabbia di acciaio che comunque ti circonda, quindi sei un po' più tranquillo in caso dovessi Signori, finire fuori strada. inghiai, ma guarda che me l'ha lanciata. Vedo che l'hai fatta con le grafiche Ragnotti, quindi un bellissimo tributo. E dove le fate fare le grafiche? Le hai messe tu? Allora, le ho messe io, le ho fatte fare da un ragazzo in Sicilia, me le sono fatte mandare su e diciamo che non è un kit, me le sono fatte Te le fare un sei. pezzo alla volta, piano piano me la sono fatta. Essendo che la macchina è grigia, l'ho comprata grigia. E ho detto perché non metterci anche le grafiche fatta con la Bellissima idea. livrea appunto del Infatti, se mitico lo Ragnotti. pensate anche voi, secondo me è uno dei tributi più belli alla Clio di Ragnotti. I miei colori, sì, a me sinceramente piacciono, quindi Allora, mi hai detto che non vuoi venire con me durante il test drive. provala, sono curioso di vedere come arrivi, Va bene, quando d'accordo. scendi. Le chiavi sono Le attaccate? chiavi sono già lì pronte. Perfetto, ci vediamo tra Vai, poco allora, grazie speriamo, socio. corri. No, guarda come. Che gufo, che gufo. Belì, le cinture blu, signori. Ah, la Clio mi mancava, devo essere sincero, la Clio mi mancava. Ah, quanto si sente il telaio rigido, so. Signori,
si parte. Ci vediamo dopo. Ciao. Sempre se torno, una shift per una Clio. No, però non devo prendere giù. Non potete capire, signori, la sensazione di avere il rollbar e essere in strada. È una cosa che... cioè, c'è un rollbar e sono in strada, vabbè. Non so se hanno fatto qualche modifica allo sterzo, però è bello morlo. Cioè, non so se è un pregio o un difetto, adesso lo dobbiamo provare. Ah, che cambio, che fischio, sentite che roba. È un po' strana, è un po' strana. Però è interessante. La posizione è proprio da vecchia auto da corsa. Io dovrei avere il volante un pochettino più vicino. In questo caso ho una postazione veramente, una posizione veramente ridicola. Vediamo se riesco a tirare su. Devo tirare su i finestrini. Per farlo devo aprire la portiera. Per il cerrolba. Ah, quello non si tira su, perfetto. Questo ci mette un quarto d'ora. Perfetto. Va bene. Cominciamo a scaldare un po' le gomme. Senti l'autobloccante come entra. Che potenza. Signori, galleria. Mamma mia. E sono legale, eh! Ah, che bello! La macchina non è assolutamente insonorizzata, non ha neanche un pannello, quindi si sentono tutte le pietroline. Che freni! Ah, è un limitatore! Va bene! Ah, ho tirato un altro limitatore, vabbè! Che cambio! Questo è un ravvicinato? Sempre sincronizzato? E devo dire che è molto morbido! Se devo essere sincero, uno dei cambi migliori quali abbia mai messo le mani?
Se sono in una macchina da corsa per strada, va bene che siamo strada chiusa, però però a salire sono molto molto curioso. Ovviamente qua il freno a mano è ancora quello originale, quindi non è che tira come un idraulico, però tira, dai, anche perché comunque con le gomme che ha delle gomme della Madonna e, come avete visto, tengono da morire. Proviamo una bella partenza. Mamma mia che cambio. Devi essere subito pronto ad aprire lo sterzo. Senti subito il culo che segue tantissimo. Senti anche tanto lo sporco. Cosa tipica delle macchine da corsa, sentire lo sporco in centro curva. Si scompone tantissimo in frenata. Ma qual è il discorso? Essendo che abbiamo un cambio ravvicinato, le velocità sono incredibili e di conseguenza tu arrivi forte e non te ne accorgi. Sentite che cambiate pulite, quasi perfette. Minchia, questa la potevo fare piena. Anche questa. Mamma mia che cambi di direzione. Veramente quello che volete. Ora capisco perché la Clio è la regina delle macchine da rally. La cosa incredibile è che sembra che staranno a provare la macchina da corsa, no? Quindi mi sento illegalissimo e invece non c'è niente di illegale in tutto questo. Andiamo nella galleria a cannone. Mamma mia, mamma mia. Che telaio, signori. Mamma mia. Mamma mia, signori. Che telaio. Che telaio. Come appoggia, l'assetto accompagna benissimo, l'autobloccante ti tira subito fuori nelle istruzioni insidiose. Possiamo allungare tranquillamente le marce appoggiandole in modo tale che facciamo un pochettino più di percorrenza. Tanto ha dei freni immensi, un po' in staccata tende a sculare ed è la cosa positiva perché vuol dire che la senti bene, funziona bene, è stata veramente senti proprio come deve andare una macchina, ecco, eccolo. Thank you.
perché lo trovo poco preciso e un po' morbido, un po' troppo morbido, e non ti aiuta molto in quelli che sono gli inserimenti corretti. Mentre tutto il resto della macchina ti parla, quindi abbiamo un assetto della Madonna, un cambio meraviglioso, un autobloccante perfetto. In questo caso abbiamo uno sterzo che un po' manca. Però signori, che macchina. Appoggia sulla spalla della gomma in una maniera che la senti in mano, cioè sai quello che stai facendo. Sai dove la stai buttando, sai veramente qualsiasi cosa, ecco. Se picchi la macchina così è perché stai andando forte. Non puoi picchiare, è impossibile. Se la picchi è perché stai andando veramente forte. Poi che motore, un'accelerazione incredibile, dovuta sicuramente al cambio, perché è dovuta al cambio. Però 170 cavalli si sentono tutti. Gliela restituisce, mo? Ma con che coraggio? Allora, volevi sapere quello che... Sono curioso. Cioè, volevi sapere quello che avrei provato a guidare di questa macchina. Innanzitutto non so con quale coraggio ti farò andare via. Perché, signori, a parte lo sterzo che mi dicevi che ci hanno messo un sterzo Fiat. Sì, è stata la Fiat. Ecco il motivo. Non so per quale motivo. L'ho presa così e non so per quale motivo, e infatti lo sterzo non mi piace. C'è da rimetterci quello della Clio, sì. Perché è mollo, impreciso, è uno sterzo Fiat. È uno sterzo Fiat, è uno sterzo Fiat senza mezzi termini. Da siticare proprio. la cosa incredibile è come lanci le marce, come che c'è il cambio ravvicinato, e la cosa incredibile è l'autobloccante che nei veloci ti lancia come per dire cazzo e vai che vogliamo andare. Il sound proprio tipico della Clio, e l'assetto che, come dicevamo, ha un una corsa forse un po' esigua davanti, cioè un po' corto di corsa, però comunque copia bene, inserisce bene, gira bene, è bella da guidare. Ma la cosa più assurda di tutto questo, perché comunque sono cose che possiamo ritrovare su macchine da corsa normalmente, è che lo puoi fare su strada e nessuno ti può dire un cazzo. Giustamente. Hai trovato il modo giusto per spendere soldi. Meno male. Complimentissimi, socio. Grazie, complimenti a te. Che lavoro. Beh, che lavoro, adesso io sto qua, quindi... Io al giorno ho quasi su YouTube, ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino, bro, qui c'è un asino ci dà, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la ragione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, 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 corse.